bella, simpatica, semplice. L'hanno paragonata a Naomi Campbell. Incontriamo Yuma. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's far and far. Rifresti tutto quello che hai fatto fino ad oggi? Rifarei la maggiorità delle cose che ho fatto fino ad oggi, non tutto perché ho sbagliato tante cose, però di quei sbagli ho imparato tanto, quindi va bene così. Se tu fossi stato un uomo, cosa avresti voluto fare? Niente di diverso, perché non c'è niente che fa un uomo che una donna non possa fare, se lo vuole fare, penso. Meglio. È meglio essere donna perché ci abbiamo delle armi in più. Ti hanno mai fatto una proposta indecente? Sì. Ci sono delle persone veramente che non dovrebbero esistere e che pensano che si possono, che le donne che fanno queste cose si possono essere comprate. Quindi sì, certo te le fanno, però. Ti è capitato mai di rubare? Oh là là! Da piccola facevo solo quello, dalle caramelle, da piccola sì, rubavo tantissimo. Qual è il peggior torto che tu abbia mai subito? Quando ho cominciato questo lavoro, specialmente alla televisione, che hanno messo la cosa come se io mi sfacciavo come la sposa di Naomi Campbell, che è una cosa assurda. Come fly with me, let's float down to Peru. In Lama Land there's a one man band and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue. Il mio difetto, sono estremamente permalosa e sono troppo generosa. È bello, però quando fai troppo diventa veramente... dovrei concentrarmi un po' più su di me. Hai paura di invecchiare? Più prima, adesso che ho trovato una persona che mi fa sentire sicura, che non mi dico, ah no, è innamorato di me per l'aspetto fisico, no. Quando hai certa sicurezza, che so che per esempio la persona è innamorata veramente di Yuma per quello che sono e che non gliene frega niente, quando, non lo so, se sono incinta, faccio un esempio, che prendo 20 kg oppure che fra 20 anni sono piena di rughe, queste cose, no, mi fa sentire molto sicura, quindi no, no. Ho più paura della morte che di invecchiare, diciamo. E se dovesse capitare un tradimento, come reagisci? Questo uno non può mai dirlo, perché puoi dire, ah, se il mio uomo mi tradisce reagirei così o così, però lo devi proprio, lo devi, lo sai al momento, non puoi prevederlo. Cos'è per te il sesso? Il sesso è molto... Il sesso è molto di testa, è molto di testa, penso. Qual è la parte più erogena del tuo corpo? Ma io soffro il solettico, quindi non lo so, ma onestamente non lo so. Perché diventa subito solettico, quindi mi metto a ridere e dico no! Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear the angels cheer because we're together. Il pudore è una questione tosta nella mia posizione, perché nel mio mestiere non si può avere pudore, però lo posso paragonare al buon gusto. Ma una persona donna può essere molto vestita e essere volgare, o viceversa, essere poco vestito però con certo atteggiamento, avere un minimo di classe, non lo so, è tutto nell'atteggiamento. Chi è il tuo angelo custode? Non lo so, perché poi diventa complicato spiegare
Me ne avrò uno perché veramente nella mia vita ho avuto tanti di quei alti e bassi che per non affondare avrò un angelo custode abbastanza tosto. Quante bugie hai detto in questa intervista? No, guarda, ti dico una cosa, io sono sempre sincera. Posso dire delle cose che piacciono o che non piacciono, però quello sono io. Non c'è bisogno di dire bugie, penso. Let's fly, pack up, let's fly.